Passa il disegno di legge Calderoli voluto dal governo. Sul fronte di chi bolla come deleteria questa legge c'è la CGIL che preannuncia che lavorerà per cancellare quello che viene definito un obbrobrio. Aumenteranno le distanze fra aree ricche e povere del paese e in questo scenario a pagarne ancora di più le spese saranno i meno abbienti, con previsioni catastrofiche soprattutto nella sanità. Il delitto è stato consumato, i soldi sono stati sottratti, la sanità campana avrà meno soldi rispetto a quelli che aveva prima. Aggiungiamo un'ulteriore difficoltà ad una condizione già di disastro che registriamo in Campania. Ci sono anche altri aspetti, dai trasporti all'istruzione, anche lì potrebbero esserci dei problemi. Ma non c'è nessun dubbio, sull'istruzione si faranno i contratti regionali e siccome l'Emilia-Romagna o il Veneto o la Lombardia avranno molti più soldi per il residuo fiscale, avranno dei contratti molto più alti sul piano dello stipendio rispetto a quello che abbiamo noi. Siamo ritornati alle gabbie salariali, nel senso che un insegnante campano avrà molto di meno come stipendio rispetto ad un insegnante lombardo, sono le gabbie salariali. Si farà qualcosa come sindacato, come forze politiche rispetto a questi temi? Sì, noi stiamo promuovendo un referendum insieme alle altre forze che non condividono questo delitto scellerato. Io penso che bisogna dare una parola al popolo, anche perché coloro che l'hanno provato molto spesso non sono stati eletti dal popolo, ma stanno in una lista decisa dai singoli partiti.